che sta andando a lavorare e pensa adesso 4 ore di lavoro, che noia, l'unica cosa che non gli verrà è di vedere il raggio verde. Cioè bisogna essere pronti per cogliere questa i miracoli, alle volte bisogna costruirli. La soglia sostenibile della malinconia, questo è il problema dell'educazione, la autoeducazione, l'educazione degli altri. È chiaro che quando una persona non regge la tensione del conoscere, non la regge. Ci sono ancora le malattie mentali, e mica non, anzi ce n'è forse più oggi di una volta. E le malattie mentali sono quelle in cui il disagio diventa tale che non riesco più a vivere. E quindi è chiaro che noi dobbiamo aiutare, però dobbiamo aiutare le persone non a pensare che devono ricostruire un ordine. Devono pensare di esserci e di fare. Vedete, il problema è che non c'è la conoscenza, c'è solo il conoscere. La conoscenza è il risultato di un processo molto complesso socialmente, che nasce dal fatto che noi dobbiamo rimettere insieme i pezzi della nostra vita. E poi si interseca attraverso il linguaggio e diventa... Ma la conoscenza è sempre piena di contraddizioni, di buchi, di ambiguità... Cioè non c'è questo sogno che aveva, per dirvi, Herbert Simon, famoso premio Nobel dell'economia, Turing dell'informatica, psicologo affermato, che dice la razionalità umana è limitata, che dà l'idea, e lui lo dice, che in verità Dio o qualcuno potrebbe avere uno, e quindi noi dobbiamo semplicemente ogni volta migliorare un po'. Il problema è che non c'è la razionalità, perché quando ci avviciniamo cambiamo opinione. Cioè, quando uno dice l'economia, sapete, che si basa sull'idea che c'è un essere razionale che seleziona l'opzione che più gli conviene. Il problema è che tutti gli esseri che io conosco, e tutti i romantici, non sono stabili e quindi non sono in grado di scegliere l'opzione. Anzi, normalmente gli capita spesso che siccome l'hanno scelta poi non gli va più bene. Non è che se tornano indietro non fanno uguale, se tornano indietro sapendo quello che è successo non sono più quelli di prima, ma se tornano prima forse razionalmente riscelgono quello, ma poi scoprono che non gli va bene, perché è la scelta. Noi siamo gli esseri che dicono, se fossi ieri non ti direi le cose che ti ho detto. Cioè noi stessi ascoltiamo quello che diciamo e diciamo, ma non è quello che volevo dire, quello che ti ho detto non è quello che volevo dire. Capite che come fa a essere razionale un essere così? Perché il problema è che il sapere è quella cosa per cui cerchiamo di mettere insieme razionalmente i pezzi in cui la vita ci continuamente ci frantuma. Allora, la soglia sostenibile a complessità è come ci attrezziamo a vivere in un mondo dove non ci sono le certezze, non c'è il sapere, non c'è niente di tutto questo. Questo è. Perché vedete, molti continuano a pensare che tutti dicono che siamo in una crisi, ma molti pensano quando finisce. Allora io voglio dire a tutti quelli che la pensano così che io invece penso che questa crisi è l'ordine. Semplicemente non lo capiamo. Perché non è più quello di prima. Come è successo in epoche precedenti, cercheremo di sfangarcela e di capire che ordine c'è. Ma è un ordine, non c'è nessun ritorno. Anche dal punto di vista economico, non torneremo a un periodo in cui noi viviamo meravigliosamente perché siamo gli happy few dei 400 milioni che fanno la ricchezza e gli altri tutti poveri a lavorare per noi. Siamo 8 miliardi e 8 miliardi sulla Terra staranno meno bene dal punto di vista dell'economia di quanto stavano i 400 milioni. Ma non c'è più possibilità, ormai siamo 8 miliardi, ce la siamo giocata. Sul problema del romantico, il romantico è l'autore. Vedete, una società dove c'è l'autore è una società che necessita della democrazia. Non può essere ancora con una democrazia denegata, eccetera, ma la democrazia è parte del discorso.
Non c'è autore se non c'è democrazia. Platone non era un autore perché Platone era l'insegnante dei potenti. Seneca era l'insegnante dell'imperatore. Cioè, quelli che scrivevano i libri erano in quel giro lì. Gli autori di oggi, che arrivano fino a quelli che scrivono sul mio libro, sono tutti. Gli italiani poi sapete che hanno tutti uno o due libri in tasca, quindi non si nega. Allora, il problema è che questa è la democratizzazione dell'autore. Chiunque può scrivere un libro e si mette in gioco, naturalmente. Essere autore vuol dire anche prendere degli sberloni. Tu lo mandi all'editore e quello non te lo pubblica. Quindi è un mondo, puoi andare in galera perché hai scritto il libro. Tutto questo fa parte dell'autorialità, ma il produrre il libro, che è nella società del libro, cioè prima del digitale, è il sapere esternalizzato, è aperto a tutti. Allora, questo è ciò che rompe, perché prima c'era una maggiore vicinanza dell'autore del libro al potere, per questo c'era questa correlazione forte. Ma vedete, quando io scrivo i libri, posso anche scrivere un libro su come la penso che dovrebbe andare l'economia, ma nessun presidente del Consiglio, re, imperatore mi viene a prendere in considerazione. Certo, qualche autore è in quel giro, ma sono più legati al potere che non questioni di potere, cioè i potenti ascoltano i potenti, è un circuito. Gli esseri umani leggono i libri. Poi naturalmente ci sono dei meccanismi di passaggio, non vi racconto la mia teoria su questa. Il Pollicina è diverso perché Pollicina è noi, anche quelli che non scrivono i libri, anzi lei tendenzialmente non scriverà libri. Se li scriverà lo vedrà come una specie di piccola deviazione, perché tutti noi in fondo essere autori, ma sarà più per vanità. Perché ciò che vuole fare è agire, stare in mezzo al mondo, interagire, è a tutto lì. Cos'è l'eccedenza che noi abbiamo oggi? L'eccedenza che noi chiamiamo l'eroismo è l'eroismo del conoscere. Vedete, non è più tutti devono sapere perché sennò sono dei minus habens. Tutti devono contribuire alla costruzione del sapere, se no andiamo in malora. È un'altra cosa. Non c'è una cosa lì e tutti devono andare a scuola e impararla. Siamo in un altro mondo in cui conoscere conta. La conoscenza cambia sempre. Ma ci sono dei circuiti magici, ma sociali, in cui tutte le piccole cose che noi conosciamo diventano parte della conoscenza degli altri. Percentuali microscopiche molto spesso, ma non c'entra. Noi non abbiamo imparato qualcosa, abbiamo creato qualcosa. E quello che abbiamo, voi capite, per questo le esperienze locali contano. Certo che il piccolo teatro fa degli spettacoli straordinari, ma io tra gli spettacoli che mi ricordo c'è quello che ho visto 2 mesi fa a Venezia, dove recitava il mio nipotino di 10 anni, e vi garantisco che nella mia memoria è altrettanto importante degli spettacoli di Ronconi e di Strehler. E questo dice che è entrato in un circuito, perché? Perché c'è la relazione affettiva, evidentemente, mica, cioè, se vanno sul mercato probabilmente nessuno gli compra il biglietto, ma che c'entra? Allora, questa è la chiamata al conoscere. È più importante vivere un'esperienza genuina che non vedere la televisione, e la rete in questo dà un contributo, perché la televisione la sta distruggendo. Questa idea che la vita sociale è fatta attorno al rituale, che il lunedì al posto di lavoro parliamo della partita di calcio, i giovani non la riproducono con la stessa fermezza di noi genitori. Questo è l'eroismo. Però il problema è che è un po' nuda e abbandonata Pollicina. Cioè, non è che gli aiutiamo a dare senso, a valorizzare, a farle capire cosa conta e cosa non conta. Siamo tutti a dirgli torna a scuola, cioè a dirle che dovrebbe vivere come abbiamo vissuto noi.
che è operazione sbagliata. L'ultima cosa, la mancanza del coraggio della verità. Sì, è vero, io lo racconto diverso. Io dico che io sono probabilmente l'unico sostenitore del buonsenso radicale. Cioè, il buonsenso è una grande cosa, non è per niente razionale. Il buonsenso è buonsenso, riconosce ciò che può stare in piedi e ciò che non sta in piedi, ma bisogna essere radicali. Quando il buonsenso scende a compromessi diventa proprio una pappa. Anzi, diventa il peggio che ci possa essere, perché non ha scatti. Il buonsenso radicale è, come dire, denuda costantemente tutti i discorsi che noi facciamo per impapocchiarci l'un l'altro. Vedete, se io dovessi parlare di quello che stiamo vivendo in Italia, in Europa, nel mondo, è che stiamo vivendo un periodo in cui non ci si capisce niente. Rispetto a un periodo in cui non ci si capisce niente, dobbiamo fare, ma dobbiamo fare con l'atteggiamento dello sperimentatore. Facciamo, vediamo com'è andata e poi al massimo cambiamo. Non possiamo stare fermi, perché se stiamo fermi andiamo proprio sempre peggio. Però non è che possiamo dire, come ogni tanto dicono anche i politici troppo ottimisti, adesso vi porto fuori dalla crisi. Ma la crisi, dobbiamo capire come si vive in un mondo così. Che è un'altra cosa dal dire vi porto fuori dalla crisi. Dobbiamo imparare. Imparare come si fa a far vivere tutti. E allora, capite, il problema, io penso che le statistiche ogni tanto sbaglino, penso che, per esempio, l'idea che in Italia ci sono 10 milioni di persone che hanno gravi problemi nella loro vita è una esagerazione statistica basata sul fatto che non vogliamo accettare il fatto che dovremmo tutti diventare un po' più poveri. Non c'è santo, perché se siamo 8 miliardi invece di 400 milioni, quelli che avevano meno dovranno avere di più e quelli che avevano di più dovranno avere di meno. Noi facciamo parte dell'elite del mondo. Come si fa a pensare che il reddito medio dell'Italia diventa una soglia sotto il quale sei povero? Ma siamo pazzi. Il reddito medio dell'Albania dobbiamo prendere, meglio ancora quello della Somalia, dopo cominciamo a parlare di chi è povero e chi è ricco. E dopodiché capiamo che dopodiché c'è disagio, altro che non un disagio intellettuale. Però interveniamo su quello, ma non partiamo da questa roba, perché un governo che volesse eliminare quella roba non esiste. L'unica cosa che potremmo fare è imbrogliare per 10 anni facendo apparire, e dopodiché le prossime generazioni se la sono giocata per sempre. Tanto noi saremo morti, chi se ne frega. Grazie veramente ancora Giorgio per quanto ci hai detto con tanta passione e partecipazione, anche Alessandra ha dato il suo contributo, e a me sembra che hai proprio descritto la nostra condizione umana, insomma, no? E siamo in questa situazione. E guardavo al tempo stesso quella bellissima incisione di Dürer là, dove si vede un po' tutta questa situazione. Abbiamo trascurato per esempio quella specie di parto, no? Là c'è un agnellino, qualcosa del genere, che sta nascendo, e la malinconia soffre anche questa sopportazione, questa pazienza di trovarsi un po' a metà strada tra ciò che è vivo e fa vivere, no? E mi veniva in mente il capitolo 8 delle Lettere ai Romani: tutta la creazione soffre e geme come le doglie di un parto in attesa di essere coinvolta in una gloria, in una condizione diversa, che è quella dei figli di Dio, no? Ecco, è la nostra situazione, la nostra esistenza è proprio così, è tra il limite, l'accettazione del limite e il superamento del limite, sempre, che si fa, che non è soltanto una nozione cognitiva. No, noi dobbiamo aspettare qualcosa o dobbiamo vivere, è lo stesso problema che c'è tra i primi cristiani, che credevano che sarebbe arrivato il Messia di lì a poco, erano lì che continuavano a dire ma come mi devo vestire domani che arriva il Messia,
E all'improvviso la Chiesa matura che dice: guardate che è un'altra, la storia è un'altra, noi dobbiamo vivere. E questo è quello che dovete fare. Non c'è nulla da fare per l'attesa del Messia. E questo è un po' un problema simile a quello che noi abbiamo adesso, che noi viviamo quest'ansia di sperare che le cose tornino come erano prima, come se poi prima fossero così straordinariamente magnifiche. Sì, ma cioè, nulla da fare o tutto da fare, perché siamo semplicemente in questa situazione, no? Quella che Lutero chiamerebbe la situazione di Anfechtung. Anfechtung è questa, la prova. È la prova, perché noi siamo in una prova. Grazie ancora. Allora, poi...